Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel secondo episodio di Planet Zoo. Siamo qui direttamente nella creazione di un ambiente, un nuovo habitat per i nostri animali e dovremo farlo di grado 4 non scalabile, quindi opto per forza di cose perché non ho ancora sbloccato nient'altro per il mattone rosso, perché gli animali di oggi non sono proprio così amichevoli. Non servirà chissà che, non servirà, non ce la faccio a fare più cose alla volta, non servirà chissà che dimensione, anzi questa volta vorrei provare a farlo magari dritto al primo colpo, ma so già che non ci riuscirò mai, giusto? No, sono già storto, vabbè, ci accontenteremo. Sì, anche perché l'altro è più storto ancora, quindi noi facciamo 10, è troppo, 6, non c'è una via di mezzo, 8, 8, perfetto, 8 e poi torniamo di qua. Ovviamente siamo un attimino poverelli, quindi facciamo solo questi di vetro. Andiamo subito nel nostro scambio animali, dove ho già preparato anche gli struzzi che porterò però nel prossimo episodio, anche perché il maschio non mi piace abbastanza, però ho trovato due signore grizzly che li inviamo subito e iniziamo direttamente a vedere nella zoopedia. Zoopedia, quello che è, non hanno bisogno di acqua, non hanno bisogno di arrampicata. Però hanno bisogno di una temperatura tra meno 10 e meno 28. Perché il grizzly? Ok, non si arrampica, ma per quello che voglio fare io avrei bisogno di una recinzione di 3,80 m. Un po' brutta, lo so, però quando sbloccheremo altre recinzioni la cambieremo. Mi piacciono molto questi finestroni così aperti. Dovrebbero nascere i cuccioli di iena, ma noi abbiamo stoppato il tempo, quindi non nascono adesso. Anche se lo perdiamo tranquillamente, spawnano accanto alla madre. Non c'è nessuna animazione particolare. Andiamo subito a modificare il terreno. Volevo fare, magari, con una dimensione molto molto più, non così piccola, più piccola, volevo creare una piccola montagnetta che poi andremo successivamente a decorare sia con alberi che una lieve pozza. Piccolina, che riempiamo con acqua in modo che non dovremo. Sì, devo fare. Sarà possibile che si mettono sempre dappertutto. Ok, così ci ha fatto sparire questa e posizioniamo una bella bolla d'acqua qua. Ora, andando sempre nello scambio animali, ci facciamo riconsegnare l'orsa. Orsa che ha un'immunità bassa, però ha una grande fertilità, quindi speriamo che ci faccia subito un cucciolo anche lei. Allora, l'orso, l'habitat, abbiamo detto che non va bene, quindi gli serve il terreno. Il rifugio al coperto mi dà che ce l'ha, non so dove, ma ce l'ha. Quindi per quello siamo tranquilli, fortunatamente. Dobbiamo togliergli praticamente tutta l'erba lunga e io direi di farlo subito. Anche perché a me piaceva l'idea di mettergli la neve. Le unità di raffreddamento partono e ci sistemano subito la neve. In questo modo non abbiamo più erba lunga. In teoria, facciamo anche il limite. Questo è il gioco però che non me lo prende bene. Perché l'erba lunga io in questo devo.
posto l'ho tolta tutta, sta arrivando anche la femmina, quindi andiamo subito in zoo e affidiamo subito la ricerca del grizzly. Permettiamoci di spendere altri soldi comprando un altro veterinario, visto che i nostri due sono stati disposti alla ricerca. Ci dicono che diversi visitatori pensano che i biglietti siano troppo economici, quindi facciamo subito 6 dollari per gli adulti e 4 per i ragazzi. Vi andrà bene? Aspettiamo un secondo, siamo troppo economici, però sicuramente si sistemeranno anche loro. Ora, schiacciando sul terreno, gli serve un rifugio al coperto, che andremo adesso a inserirgli qui, dove c'è il maschio appena si sposta. Andiamo subito con le piante. Io avrei intenzione. Allora, selezioniamo subito continente Nord America come bioma, taiga, a me piacerebbe già solo la taiga, direi taiga e tundra, li farei un po' più invernali. Questi grizzly vorrei aggiungergli giusto due o tre alberelli. Però vorrei un bel albero, bello bello, ma veramente bello bello grande. Anche se non me lo trova. Sicuramente qui dove c'è la neve gli faremo un attimino di foresta, anche perché sennò non riusciamo a aumentare la copertura dell'animale. Un'altra bella pianta che potremmo mettergli è un bel abete. Un bel abete tipo questo, messo qui nell'angolino con un suo, oddio, l'abete delle feste non mi piace per niente, però potremmo quasi metterglielo con un suo cuginetto un pochino più piccolo sempre qui sul lato, e aggiungergli magari qualche cespuglio per abbellire un pochino la zona, creargli magari un po' di riparo. Direi che così potrebbe andare. Oddio, i cespugli escono anche da dietro, però fa niente. Siamo a corto di denaro, sì, siamo veramente veramente giù. Fai riprodurre specie da habitat. Giustamente sono passati 3 mesi e la iena è nata a riempire già l'habitat con le sue belle feci. Prendiamo subito un 8x8x4 di legno, abbastanza semplice, e lo posizioniamo qua. C'è anche la criminalità, ok, abbiamo finito del tutto i soldi. Perché? Perché dobbiamo andare a prendere anche una guardia. Una guardia che inseriamo subito qui abbastanza velocemente, una sicurezza in modo che controlli. Torniamo in habitat. Da bere lo hanno. Ci serve un contenitore di cibo piccolo per forza, perché non abbiamo soldi. Chiamiamo il custode dell'habitat sperando che gli dia da mangiare e mettiamo subito un giaciglio extra large. Ora, anche un bel tronco scalabile da 4 metri. Volevo posizionarlo da qualche parte, ma aspettiamo un pochino, anche perché con 59 dollari non andiamo da tante parti. Eccoci ragazzi, stiamo attendendo il parto imminente della nostra orsa, che si è seduta. C'è qualche problema. Intanto vediamo che il nostro orsacchiotto, oddio, è nato bellino, bello cicciottello. Mamma mia che bello. Ora vediamo,
Siamo a posto con tutto, anche le dotazioni sono perfette. Il maschio di orso, come sempre, dorme, non fa niente tutto il giorno, sto sfaticato. Mentre, se noi andiamo a vedere, ho spostato l'entrata di qua, è un po' più carina. Chiamiamo il meccanico. Qui abbiamo quattro animali. Abbiamo due iene anziane e due giovani, un maschio e una femmina. Dovrebbe essere il maschio che però è affamato, perché questi qui non gli portano mai niente. Non riempiono mai niente. Adesso arrivano a sfamarti anche te. La ricerca intanto è finita, sia della iena sia dell'orso. Quella della iena è stata completata, l'orso sta andando avanti. Avendo più veterinari, avendo solo due specie, inizio a ricercare malattie un po' a caso. Qui invece iniziamo a ricercare le recinzioni. Gabbione. I nostri due anziani spero partorisca ancora una volta prima di lasciarci, diciamolo. Questo è ancora giovane. Spero che la femmina partorisca ancora una volta prima di lasciarci, ma non sono sicuro. Non ne sono sicuro. Mentre qui il nostro orsacchiotto procede abbastanza bene. La nostra orsacchiotta, che è questa qui, che è bellina, veramente veramente bellina, e impazzisce, corre anche lei. Ha 0,3 anni, quindi questa dovrebbe durare un po'. Abbiamo finito la ricerca veterinaria, sempre sul grizzly. Quindi avremo sbloccato qualcosina ancora. Qui da Ugazza è tutto. Se ti è piaciuto il video, ti invito a lasciare un like e iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo episodio.